Fischietto in bocca per il direttore di gara, signor Sacca, e si parte. Il primo pallone della gara è scaraventato nell'area di rigore del Chieri. Primo intervento senza decisamente problemi per Virano. Calcio di punizione, anche in questo caso il Chieri chiede uno schema. Il Chieri cerca lo schema, non solo trova quello, ma trova anche il vantaggio. Ababio ancora, Cocuzza, protagonista assoluto di Casale, riesce a sfondare sulla fascia di sua competenza. Cocuzza si accentra, mette lì per Ababio. Serve un tiro, ragazzi, lo prova Pisan, ci ascolta. Attenzione! Lo staff tecnico di mister Cretaz prova direttamente la conclusione. E che conclusione, mandiamo via il pallone, ragazzi, poi c'è stato fallo in attacco. Portapalla ancora il fantasista della Castellanzese. Attenzione perché al Vitrez qui va a scippare un pallone sanguinoso dai piedi del numero 4 della Castellanzese. Attenzione perché il ragazzo ha il tiro, infatti cerca bene in area di rigore. Per fortuna della Castellanzese Bortoletti, non era semplice trovare la coordinazione perché... Poi si vedono anche i nomi, dai, quest'anno ci va di lusso, anche per noi è un privilegio. Attenzione a Babio, tiene il pallone, forse un tocco di mano, batti e ribatti, Cocuzza era andato a colpire. Prende palla adesso il Chieri, una posizione interessante per la squadra ospite, si fa vedere Calò, lo servono, mette al centro un pallone interessante, pronti via, ecco di nuovo Ibe a sfidare nell'uno contro uno Ciccone, bello questo duello nel duello. Però bisogna portare massima attenzione Mandelli! Con un guizzo Ibe ha messo un eccellente pallone, così devono essere i palloni. Allora, attenzione, adesso questo è buono, resta giù la bandierina, Cocuzza in area di rigore, Cocuzza per Ibe, ancora Cocuzza, non è finita, Esposito si sbraccia, vai da Esposito, raso, conclusione deviata. Andiamo in area di rigore del Casale, batti e ribatti, il pallone esce. Bagatini, buona la chiusura, però il Chieri è sempre lì, attenzione, tornano a farsi vedere gli ospiti, mamma mia! Occhio, ragazzi. fermiamolo, il numero 4 ancora, sì, attenzione, pallone trattenuto. Mamma mia! Si lamenta la panchina del Chieri perché il pallone è stato, diciamo, trattenuto. Adesso c'è stato un colpo. Questo è il mantra predicato dalla retroguardia della Castellanzese, mamma mia. Ibe di testa, da solo l'illusione ottica del gol, e si chiudono i primi 45 minuti di gioco, meglio 46 con uno di recupero. Castellanzese 0, Chieri 1. Si muove il pallone anche nella ripresa, è iniziato il secondo tempo di Castellanzese Chieri sul risultato di 0-1. Retroguardia della Castellanzese, raso, prolunga, attenzione, ci prova ancora una volta al Vitrez, sempre presente, e li ringraziamo tutti, tra l'altro, di essere qui e di rendere così bella questa giornata a livello di seguito del pubblico. Attenzione, esce bene qui la Castellanzese, Esposito in tandem con Mandelli, che è una notizia. Però attenzione, arriva qualcun altro. Ibe, attenzione, ci arriva qualcun altro che ha i nostri colori, con il fisico, con la velocità, bellissima palla di Ibe, bellissima la chiusura, tra l'altro, se ho visto bene, di Ciccone. Uno sguardo in avanti, Ibe, fa trovare sempre smarcato il numero 9, fa sempre la cosa giusta con poi la sua tecnica. Ha anche una fisicità importantissima. Adesso ci prova. Qui adesso sfida tra numeri 3, la spunta ancora una volta Ciccone su Pisan, Ibe la mette giù, raso ancora per Pisan, prova a insistere, prova a mettersi in proprio, salta, non so come ha fatto, il raddoppio di marcatura in area di rigore, batti e ribatti! E a diventare protagonista, ci auguriamo, nel giorno più importante per lui del suo compleanno, di questo match, che cara Grazia può ritornare a essere attivo al minuto 74, pallone in avanti, non c'è nulla, Pisan, pallone al centro, non la prende nessuno. Tu su chi punti? De Rosa. Io stavo per dire Ibe, vediamo chi ha ragione, così è ancora più avvincente. Tutto pronto, sale il tifo del fan club Sogno Neroverde, di tutti i tifosi neroverdi così numerosi qui sulle tribune del Provasi. Avevi ragione tu! È la Neroverde! È la Neroverde!
Verde, è l'era verde, è De Rosa, l'ha chiamato la nostra addetta stampa, De Rosa risponde presente. Attenzione, l'abbiamo detto prima, situazione da palla inattiva decisamente l'hanno fatta da padrone in questi minuti e qui un brivido. Non ci arriva Pisan, Compagnoni, tanto se mette Compagnoni pressione, Ibe mette giù un pallone complicato, Compagnoni in area di rigore, attenzione, buttiamola dentro, Compagnoni ancora, qui ci voleva più decisione. Ovviamente si è portato sulla destra. Destra, sì. E credo che con Pisan le cose possano essere interessanti. Molto, perché a Casale sono state molto interessanti. In area di rigore! Va tutto in fretta questo calcio di punizione. Pisan deviata il pallone in area. E l'aro verde! E l'aro verde! E l'aro verde! È dentro qua! È dentro! Questo è dentro! Con le immagini sicuramente riusciremo a guardare qualcosa. Sì, in realtà dalla nostra prospettiva di ripresa non hai chiaramente... è pronto un cambio. Sì, mi insegnano che tutte queste cose sia extra time. Nell'extra time, attenzione, Ibe prova a girarsi. Compagnoni di testa in area. Cocuzza prova a girarsi. Peccato. La tiene lì Virano, no? Certo. Beh dai, gli farà piacere. La fine non, arriva la prima fine, dei la fine arriva delle, qui, dei 4 minuti di recupero. Vabbè. Comunque beh, finisce qui, dai, ha detto mancavano solo i popcorn tra un po', quindi bene così. Si chiudono questi anche i minuti di recupero.